Grazie, benvenuti in un nuovissimo video review. No, stavo scherzando. Oggi video collaborazione con Irish Soul e Mary dal canale Luca Mary Beca Bella. Io li ringrazio tantissimo, io mando un grosso bacione e oggi faremo insieme il video tag ideato dalla Cristina. Io saluto, ciao ricciolona mia. Il video tag si chiama Immagina se. Sono 5 domande veloci e facili, però secondo me le risposte sono un poco Iniziamo subitissimo. Io il video l'ho visto da Ambrastella e da Andy the Candy Shop. Io la saluto, ciao bellissima. E iniziamo subito. La numero 1. Immagina se al mondo fossimo tutti uguali. Essere tutti uguali sarebbe proprio una cosa bruttissima, perché immaginate il tuo clone ovunque, che fa le tue stesse cose, gli piacciono le tue stesse cose. Cioè, il mondo è bello perché vario, non perché dobbiamo essere tutti la fotocopia, quindi no, assolutamente. Più che cosa stavo dicendo, quindi vabbè, passiamo alla domanda numero 2. Immagina se fosse possibile andare avanti e indietro nel tempo. Allora, questa cosa mi piace tantissimo, ma allo stesso tempo direi no, grazie. Perché? Allora, per andare avanti nel tempo, no, non mi voglio spoilerare la mia vita. E per andare indietro nel tempo, ovviamente, magari posso dire, vabbè, eviterei la morte di mia nonna, che si poteva evitare, eviterei di fare qualche sbaglio, però quello fa parte della vita, quindi se magari ho sbagliato in qualcosa, oppure mi sono pentita di aver fatto qualche cosa, non fa niente, perché quella è, cioè, quello è il percorso della mia vita, appunto, quindi no, non farei mai avanti, indietro, non, no. 3. Immagina se i soldi piovessero dal cielo. Vuoi vincere facile? Ponci ponci poropon. Ponci ponci poropon. Ponci ponci poropon. No. 4. Immagina se la tecnologia non esistesse. Bene, su questa io stenderei un bellissimo discorso, che però faccio durare poco perché non voglio annoiarvi. Secondo me sarebbe bellissimo tutta questa tecnologia, telefono, smartphone, iPhone, telecamera, c'è YouTube, c'è quello. No, io riesco a farne a meno, anche se come vedete sono qui nella tecnologia insieme a voi, però se potevo facevo a meno. Nel senso, era più bello secondo me una volta, ai tempi anche dei miei nonni, dei miei genitori, dove tu per sapere come stava una persona o la chiamavi o l'andavi a trovare. Così c'è WhatsApp, c'è Facebook, c'è la videochiamata. No, assolutamente non è una cosa che mi piace. È bello, però allo stesso tempo perché, per esempio, io che sono in Germania e la mia famiglia è in Italia, ci possiamo vedere tramite videochiamata, quindi quella cosa è bella che tu ti puoi vedere, però ripeto, allo stesso tempo eliminavo tutto, ma tutto veramente. Dici, vabbè, ma cosa facevi? Noi siamo abituati, siamo nati con la tecnologia, bla 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 bla. Se non c'era, vivevi lo stesso, quindi zitto e taci. Quinta domanda ed ultima. Immagina se questo video lo stia guardando chi ti odia. Ora voglio taggare delle persone, anche se qua non c'è scritto di taggare le persone, ma io taggo. Ricette in pochi minuti, che sono le mie ziette. Sono bravissime, bellissime, simpaticissime e strappano sempre sorrisi, veramente. Io le saluto, ciao. Poi voglio taggare sorellina. Poi voglio, se non l'ha fatto, eh. Poi voglio taggare
la Manola VIP, che saluto tanto, ciao Manola. poi voglio taggare la danza del tag. Per il live Saverio Loris e andato a vedere il suo canale, perché l'ha aperto da un mesetto circa e io l'ho scoperto l'altro giorno, ed è una ragazza bellissima, veramente proprio bella e soprattutto simpaticissima, che mi riempie di commenti i miei video, quindi grazie tesoro. Io vi mando un grosso bacione, spero che questo video tag vi sia piaciuto. Mi raccomando, nell'info box ci sono i link del canale di Riccardo e di me, andatelo a guardare. Io vi mando un grosso bacio e se non andate a vedere i loro video mi incazzo, sto scherzando, ciao.